Libro Pagina, l'Egitto torna in piazza, Al-Sisi arresta i giornalisti, appunto come riportano tanti altri giornali, ci sono stati degli arresti, quindi l'Egitto come la Turchia sta picchiando duro appunto sui protagonisti dell'informazione in questo momento. Il Giornale, ecco il titolo, sulla Libia: pronti alla guerra in Libia, Tripoli chiede aiuto per difendere il petrolio, coinvolta l'Italia, che si terrà gli immigrati, aggiunge il Giornale, per contrastare la jihad l'Unione Europea investe in auto blu. A centropagina la Juve, una cinquina nella storia, 32esimo scudetto dopo una rimonta epica. Libero, liberiamoci dall'Europa, intervista a Marine Le Pen, quindi un'esclusiva di Libero che intervista l'unico centro, anzi insieme il centrodestra che insieme a quello austriaco ha sta facendo una marcia di avvicinamento piuttosto consistente verso il potere. La leader del Fronte Nazionale all'indomani della vittoria della destra in Austria, il referendum inglese per la Brexit aprirà la strada a tutti per l'uscita, costruire i muri come fa Vienna è un atto di democrazia. E poi a centropagina una fotonotizia con una vignetta con Renzi si fuma gli 80 euro ai pensionati. Corriere della Sera, Libia, l'Italia offre 900 soldati, questo è il titolo un po' più preciso sull'impegno italiano in Libia, missione, esercito e carabinieri proteggeranno i siti ad alto rischio e addestreranno i militari locali. Richiesta di aiuto del Premier Serrai, Renzi, siamo sensibili, sostegno dal G5. E poi a centropagina la foto dell'esultanza dei giocatori della Juve. Anche il Corriere della Sera si occupa di comunali. Bertolaso, avrei rinunciato, Forza Italia ha detto di no, il candidato era disposto a patti con Marchini, scrive il Corriere della Sera. Repubblica, la Libia chiede aiuto all'ONU, Obama, migranti, basta muri, liberateci dalla liberazione, invece è il titolo del Tempo. La Stampa, truppe italiane per proteggere l'ONU a Tripoli, il Messaggero, Roma, Berlino, asse anti-sbarchi. Il Manifesto, memoria lunga, è l'unico titolo che si occupa del 25 aprile, quello del Manifesto, con una foto del corteo di Milano, credo, adesso vediamo, non appena la pagina comparirà. Sì, il corteo di Milano, l'Italia celebra la liberazione, migliaia di persone in piazza contro l'Europa dei muri e i fascismi, vecchi e nuovi, discorso di Mattarella in Valsesia, a Piemonte, per la libertà fu decisivo il contributo del nostro popolo, è sempre tempo di resistenza, ha detto il Presidente della Repubblica. Poi il Manifesto ricorda nel taglio basso l'Egitto in piazza contro il regime, arresti e scontri. Andiamo avanti, l'Unità che titola Yes Weekend, riprendendo appunto lo slogan di Obama, USA e mondo hanno bisogno di un'Europa unita, forte e senza muri, è l'appello di Obama dal vertice G5 di Hannover, sostegno al governo di Tripoli e mezzi NATO contro gli schiavisti. Al centropagina la foto di Milano, di Piazza Duomo, praticamente gremita, è sempre resistenza, ma i soliti violenti macchiano la festa, ci sono state alcune scaramucce appunto tra la brigata ebraica che ha sfilato all'interno del corteo e alcuni altri manifestanti che hanno lanciato slogan l'indirizzo sia di Renzi, del PD soprattutto, che della brigata ebraica. Il Mattino, Libia, l'ISIS prepara attacco, il secolo XIX, Renzi, truppe per difendere l'ONU e Tripoli. La Gazzetta del Mezzogiorno, Renzi, un avviso all'Austria. Il Gazzettino, Vienna insiste, muro con l'Ungheria.
e l'avvenire, stivali nella sabbia, questo il titolo del giornale vicino alla Chiesa Cattolica. Missione in due fasi in Libia con 300 nostri soldati, l'Austria va a destra, dai grandi il no ai muri. Bene, questa è la nostra rassegna stampa questa mattina, abbastanza veloce, senza una panoramica, quindi degli argomenti, vedremo di fare meglio appunto nei prossimi giorni, ma ancora c'è evidentemente una ripresa lenta anche da parte della redazione. Noi vi diamo appuntamento tra pochi minuti con l'intervista ad Andrea Ascano, autore del libro Buio in sala, guida breve ai cinema di Roma.